Appassionati di calcio a 5, ben trovati alla nuova puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. In questa puntata parleremo della vittoria casalinga, finalmente al Pala Bianchini vittoriosa la Rapido Latina. Non è andata bene invece per le formazioni fondane impegnate nel campionato di Serie B e di C1. Tutto questo tra pochissimo. Iniziamo dunque dalla Serie A2 e dalla netta vittoria per la Rapido Latina Calcio A5 al Pala Bianchini. Gli ospiti guidati da Chillemi sono partiti forte portandosi sul doppio vantaggio con Bidinotti e Cesaroni. Poi il prepotente ritorno dei nerazzurri con uno straripante Lucas Maina, autore di una tripletta. Avellino, Baccoli e Rosati hanno quindi completato lo score per il Latina. Ma vediamo gli highlights del confronto con il commento di Enrico Pasquali Coluzzi e le immagini di Gianluca Bologni. Si rimessa in marcia contro la Cireale dopo il burrascoso esordio, era tutto quello che serviva la Rapido Latina Calcio A5. Ora però la formazione di mister Giampaolo vuole mostrare al pubblico pontino il vero volto della sua squadra, a cominciare da questo secondo turno casalingo contro un'altra formazione siciliana, la Via Grande e Catania. Sembra davvero tutto pronto per poter dar vita a questa interessantissima partita. Lo ricordiamo, la Rapido Latina Calcio A5 deve ottenere assolutamente 3 punti se vuole puntare davvero a vincere questo campionato. Dovrà fare a meno, come abbiamo avuto modo di ricordare, di Medini. Ottimo Bidinotti che poi colpisce il palo, si era liberato molto bene Bidinotti di Avellino e ha colpito un palo clamoroso, se ne va Cesaroni, tiro di Cesaroni, parata di Ghinchio e poi sbaglia clamorosamente da 2 metri da Silva, grande occasione per la formazione siciliana, sbaglia Terenzi, perso il pallone, attenzione, il tiro, il gol, capolavoro da parte di Bidinotti che ha pescato l'incrocio di pali, sanguinoso pallone perso però da Terenzi e poi azione e gol da parte della squadra siciliana. Battistoni, attenzione, Battistoni carica al sinistro e colpisce un altro palo, sfortunatissimo Battistoni, aveva fatto tutto bene, poi dall'altra parte, grande parata da parte di Ghinchio sul destro di Escobar, partita che si è accesa come una lampadina. Maina, spalla alla porta, prova a girarsi Maina, il tiro di Maina e il gol, gran bella azione da parte di Lucas Maina. Maina, attenzione, intercetta un bel pallone Maina e poi realizza un gol dei suoi, Lucas Maina, chapeau, che colpo di tacco da parte di Lucas Maina che dopo aver guardato il portiere ha deciso di beffarlo con un preziosismo, un virtuosismo d'alta scuola che solo lui sa fare, Lucas Maina, è suo il gol del pareggio. Cesaroni, Maina, Rosati, il tiro di Rosati, il gol, grande azione da parte di Enrico Rosati. Rapido Latina Calcio A5 dimostra di avere grande carattere e comincia anche ad aver acquisito delle sicurezze e delle certezze. Attenzione, grande parata da parte di Simone Chicchio. Doppio basso di Battistoni e poi il gol da parte di Avellino. Ancora una volta una splendida percussione sulla sinistra da parte di Battistoni che si è liberato di un doppio basso del proprio avversario e poi la corta respinta del portiere della Via Grande Catania ha favorito il tap-in del giocatore pontino. E intanto il tempo scorre inesorabile, ancora Maina, gran gol da parte di Lucas Maina che è stato servito da un assist al bacio di Yuri Bacoli. Da fare è che il match, attenzione, intanto che bel tiro da parte di Bidinotti, ancora Madonia, riceve Madonia, colpo di tacco e poi si salva in qualche modo la difesa della Latina che segna il gol del 6-2. Bidinotti, tentativo da parte di Rizzo, che gol da parte di Rizzo, dal nulla ha partorito Rizzo un destro fulgurante, ha sorpreso tutti e anche il portiere Ghinchio. Bidinotti, dobbiamo dire che il merito è anche della difesa perfetta finora della squadra della Rapido. Bidinotti, tiro di Bidinotti, attenzione, grande chance che è capitata sui piedi di Escobar e poi arriva questo lancio lungo ed è un gioco da ragazzi per Lucas Maina.
Finisce qui, il Latina dunque coglie la prima vittoria casalinga in stagione al termine di una prestazione superlativa nella quale è stata in grado di sovvertire l'iniziale svantaggio di due reti. Continua così la rincorsa alle prime della classe da parte della formazione pontina, trascinata da un immenso Lucas Maina. E sabato prossimo la squadra di La Starza andrà a far visita alla Fuente Lucera. La compagine pugliese, allenata da Michi Grassi, è reduce dalla sofferta vittoria esterna nella tana della Cascina Orte. In classifica procede a punteggio pieno la marcia della Pasta Corigliano con 12 punti, seguita a tre lunghezze dall'Orte e proprio dai prossimi avversari della formazione pontina. Ma tornando al match vinto con Catania, ascoltiamo le interviste ai protagonisti.
Parliamo di Serie B e di Virtus Fondi, altra sconfitta dei rossoblù al cospetto di una più esperta Futsal Isola, ma i ragazzi di Mister De Simoni in questa occasione hanno dapprima pareggiato il vantaggio iniziale degli ospiti con Kucic e sono sempre rimasti aggrappati alla partita. Di Pannozzo, Simone Oleia e Frainetti le marcature locali. Nella giornata ha fatto sensazione la sconfitta del Nurzia in casa dell'Acquedotto, risultato che ha notevolmente accorciato la classifica e che ha portato Foligno e Prato Rinaldo a una sola lunghezza dalla vetta. Il Fondi la prossima gara se la vedrà contro un'isolana, la TS Cagliari, anch'essa ancora ferma a 0 punti e reduce da una sonora batosta in quel di Ariccia. Per quanto riguarda i fondani, ascoltiamo comunque le impressioni di Attilio Pannozzo nell'intervista realizzata da Luca Figuccio. Siamo con Attilio Pannozzo della Virtus Fondi, oggi tanti minuti in campo e pure un gol, però non è bastato per vincere, cosa è mancato? Intanto ringrazio tutti il mister per avermi dato la possibilità di giocare questa partita oggi e niente, più che cosa è mancato, quello che abbiamo regalato anche oggi, nel senso la partita è stata giocata a tratti veramente alla pari. Però ecco, come capita in questa categoria, non ti puoi permettere nessun errore. Se negli altri anni sbagliavi una, due palle, forse ti facevano un gol, ma seppure quest'anno se ne sbagli due è quasi sicuro che te ne fanno due, quindi non ci possiamo permettere nessun errore di distrazione. La squadra sta crescendo, oggi mancavano due elementi fondamentali come Matteo Leia e Lallo. Però ecco, stiamo crescendo tanto, dobbiamo ringraziare il mister per questo e niente, dobbiamo solo lavorare. Dopo aver giocato tanti anni con la Gymnastic Studio, come procede l'integrazione con i compagni della Virtus Fondi? Ma dico bene, perché comunque io sono di Fondi, tutti gli altri ragazzi sono tutti di Fondi e niente, quindi già li conosco da anni, il capitano e tutti quanti. Poi ho ritrovato con piacere vecchie amicizie come i gemelli, i Frainetti, che abbiamo giocato in passato insieme e sono stato veramente contento. E niente. Comunque... bocca al lupo e grazie. Grazie. In Serie C1 la Gymnastic Studio è tornata a mani vuote dalla trasferta di Civitavecchia. Troppo forti i padroni di casa, riusciti ad imporsi per 4-2 sui fondani. Entrambe di Bisecco le marcature della formazione di Mister Treglia. Ora i rossoblù cercheranno di riscattarsi sabato affrontando in casa l'ostica Casal Torraccia, che ha surclassato nell'ultimo turno il Pomezia Laurentum. In testa alla classifica troviamo sempre solitaria la Lazio Calcetto con i suoi 15 punti. Nel quinto turno della Serie C2 prosegue la marcia trionfale della corazzata Real Castelfontana. Fisceda e soci si sono sbarazzati in modo autoritario del malcapitato Anzio Lavinio, a cui nulla è valsa la tripletta di Simone Moncada. A tenere testa alla capolista troveremo a 5 lunghezze il Velletri, gli anni nuovi Ciampino e il redivivo Minturno, arrivato al terzo successo consecutivo con un tennistico 6-2 ai danni del CCP 1987 Roma. A tal proposito, ascoltiamo le interviste realizzate da Daniele Porcelli al presidente Daniele Di Ciaccio, al mister Andrea Cardillo, al giocatore del Minturno Lucas Ribeiro Anderson e al pilastro degli ospiti Fabio Di Pasquale. Siamo contenti perché comunque volevamo questa vittoria a tutti i costi contro la seconda in classifica, l'abbiamo ottenuta anche per dimostrare che comunque siamo una buona squadra e puntiamo comunque al vertice. Le prime due giornate, come dici tu, non sono penalizzanti dal punto di vista che abbiamo giocato fuori casa, è una questione che siamo partiti purtroppo in ritardo, anche col roster abbiamo integrato dei giocatori comunque rispetto alle passate stagioni sempre in ritardo. Quindi questi due primi risultati sono stati un po' la disorganizzazione insomma nostra. Poi adesso si comincia a vedere il gruppo, lavorano bene in settimana e io credo proprio che adesso siamo sulla strada giusta e penso che i ragazzi possano ancora di più migliorare rispetto a quanto abbiamo fatto finora.
Bene, allora il presidente è speranzoso, ci crede in una squadra ben rodata. Mister, manca ancora qualche cosa, siamo partiti un po' con un handicap, 5 punti da recuperare, ma questo Minturno non sembra accontentarsi di questa vittoria, oggi l'avrebbe voluta in maniera molto più larga. Sì, sì, effettivamente, però devo fare i complimenti alla squadra avversaria perché è una buona squadra, organizzata, prestano bene la palla, chiudono bene tutti gli spazi difensivi, comunque ci hanno messo in grossa difficoltà, anche se noi abbiamo avuto tantissime occasioni per arrotondare il punteggio, purtroppo è un periodo che non riusciamo a concretizzare al meglio tutte le occasioni che creiamo. Concretizziamo forse il 20-30% delle occasioni create, però se continuiamo su questa strada il futuro penso che sia roseo. Veramente molto elegante nei tuoi disimpegni e soprattutto quando il Minturno parte con le tue impostazioni di gioco diventa una squadra veramente irrefrenabile. Ringrazio le tue parole, è ancora difficile, la prima volta che gioco qua in Lazio, un campionato difficile con delle squadre buone. E niente, io sono contento che stiamo lavorando bene, il presidente dà tutto il supporto alla squadra, ai ragazzi per lavorare e speriamo di arrivare fino alla fine a lottare per questo campionato, che l'obiettivo è questo, non ti nascondo il nostro obiettivo. E con Fabio Di Pasquale andiamo ad analizzare questa sconfitta del CCP fino a questo momento della stagione, comunque veramente straordinaria il vostro percorso, 4 gare, comunque vi siete sempre ben comportati, questo oggi a Minturno non vi ha detto bene. Beh, abbiamo fatto una partita di sacrificio, loro sicuramente sono una bella squadra, giocano veloci, poi sono bravi tecnicamente, noi eravamo un po' anche in 11 oggi, comunque ci abbiamo messa tutta, noi ci dobbiamo salvare comunque, quindi lotteremo su tutti i campi, fino adesso abbiamo fatto 9 punti, continuiamo così. Tornando agli altri risultati di C2, pari tra Vigor Cisterna e Città di Pontinia, mentre vincono tra le mura amiche il Terracina ai danni del Città di Minturno Marina e la Pontina Futsal ai danni dell'FC Cisterna. Sconfitte invece per la Igos Aprilia in casa contro gli Anni Nuovi Ciampino e la Conet Calcio 5 in quel di Velletri. E per la Serie D concentriamo subito la nostra attenzione sul girone A. Si confermano in testa a punteggio pieno l'Atletico Rocca Massima, che ha battuto agevolmente la Virtus Latina Scalo con il punteggio di 11-2. La United Aprilia, reduce da un ottimo successo sul difficile campo dell'Antonio Palluzzi, al termine di un sofferto match terminato appunto sul 7-5. E la sorprendente Accademia Sport, che ha approfittato di un calendario agevole in avvio per fare punteggio pieno. I ragazzi di Catanzariti hanno avuto la meglio sulla Virtus Terracina. Ascoltiamo proprio il tecnico Domenico Catanzariti. Complimenti per la vittoria contro, diciamo, una ottima squadra, anche se alle prime armi come il Virtus Terracina. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi dell'Accademia. Le sue impressioni? Sono contento, ovviamente sono molto contento del risultato, i ragazzi si stanno impegnando e insomma i risultati si vedono, è ovvio che abbiamo sfruttato insomma anche degli errori degli avversari che sono le prime armi, quindi siamo stati bravi anche in questo, a sfruttare qualche defaillance avversaria. Sono contento perché il gruppo emerge, continua a lavorare bene, ho dato spazio a tutti, tutti mi stanno rispondendo adeguatamente, non posso essere che soddisfatto, l'importante è non pensare di aver raggiunto chissà quali traguardi, abbiamo fatto 9 punti, la strada è lunghissima. Adesso abbiamo un po' di partite tutte abbastanza difficili, quindi continuiamo a impegnarci. Per quanto riguarda gli altri risultati, riscatto dello Sporting Giovani Risorse contro il Real Latina e prima vittoria stagionale della Cimil Latina Scalo ai danni del Flora 92. In evidenza la storica prima vittoria stagionale della parrocchia San Giuseppe nel derby contro i cugini della PR 2000 Aprilia. Il girone B di Serie D.
In evidenza nel girone sud la vittoria esterna dell'Old Ranch Fondi di Maurizio Giovannoni in casa della temibile Palavagnoni 89. Il successo di Itri lancia i fondani in testa alla classifica con 9 punti, seguiti dai cugini della Vis Fondi che hanno regolato con un netto 8-2 il Formia 1905 Calcio. Ritorna al successo l'Olympus che batte a fatica lo Sporting Terracina per 5-4, mentre si registrano 3 importanti vittorie esterne dell'Atletico Gaeta ai danni del Tremenzuoli, dell'Atletico Sperlonga sul campo del Ventotene e della sorpresa di inizio stagione, l'Atletico Maranola, sull'ostico San Giovanni Spigno. Termina qui questa nuova puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Ritorniamo ad invitarvi come sempre a seguirci quotidianamente attraverso i nostri canali web, innanzitutto il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. È tutto, appuntamento alla prossima settimana.